Buongiorno ragazzi, siamo arrivati all'unità di apprendimento 9, la cosiddetta età napoleonica, un quindicennio nel quale la figura di Napoleone si impone sul continente europeo e segna in modo indelebile gli sviluppi futuri dell'Europa. Vedremo come Napoleone, dopo il colpo di stato di Brumaio, si imponga come primo console, poi trasformi la Repubblica, segnando la vera fine della rivoluzione industriale, trasformi la Repubblica francese in impero francese, impero napoleonico, e che metterà a ferro e fuoco l'Europa, unificandola sotto certi versi, sconfiggendo i principali imperi, storici dell'epoca, e come poi si concluderà quest'epoca napoleonica. Ma epoca napoleonica che in realtà non sarà mai conclusa perché lascerà degli importantissimi segni nella vita dei cittadini. Napoleone dal consolato all'impero. Anche qui abbiamo diviso l'età napoleonica in fasi, come la rivoluzione francese. C'è una prima fase, la fase del consolato, il tentativo di Napoleone di portare una sorta di pacificazione sempre attraverso le guerre per potersi concentrare alle importantissime riforme che farà dello Stato francese. L'ascesa definitiva di Napoleone viene sancita con l'ennesima Costituzione, ne abbiamo viste tante durante la Rivoluzione francese, ce n'è tante anche sotto Napoleone. È un instancabile lavoratore Napoleone e continua a riformare la Costituzione francese sempre nell'ottica di accentrare su di sé la maggior parte dei poteri. La Costituzione dell'anno ottavo del 1799 fa sì che il potere quasi assoluto, oramai che avevano i tre consoli nati dalla precedente Costituzione, venisse ulteriormente rafforzato, cioè ai tre consoli non veniva solo dato un enorme potere esecutivo, ma anche la potestà legislativa, cioè la possibilità di fare leggi, ma soprattutto dei tre consoli la quasi totalità del potere veniva assegnata al primo console. E gli altri due rimaneva semplicemente un ruolo consultivo, potevano consigliare il primo console. Di fatto si veniva a instaurare una dittatura. Ovviamente il primo console era Napoleone, che cominciava a riunire in sé tutti i poteri necessari a governare la Francia. Napoleone però propone una novità anche per certi versi democratica. Aveva bisogno che questo suo potere fosse determinato dall'appoggio del popolo. Quindi sottopone questa nuova Costituzione che gli dava di fatto una dittatura in mano a un plebiscito. Che cos'è un plebiscito? È una forma democratica diretta, una sorta di referendum nel quale un dittatore propone, una persona propone una Costituzione e ai cittadini viene chiesto di votare sì o no. La differenza col referendum, ci tengo a precisarla, è che i referendum solitamente sono delle leggi proposte dal popolo. In questo caso invece la proposta viene dall'alto, dal dittatore, che propone questo plebiscito che ottiene 3 milioni di sì e solamente 1500 no. Questo vi fa capire quanto ormai la figura di Napoleone fosse centrale nella politica francese, fosse riconosciuta dal popolo francese. Napoleone si mette subito al lavoro, con incredibile costanza e dedizione. Solamente Giulio Cesare, forse nella storia, lavora così tanto a riformare uno Stato, e produce una serie di importantissime riforme in questa sua prima fase, che sono ancora assolutamente moderne, anzi utilizzate in moltissimi Stati. La prima è la riforma amministrativa. Già durante la Rivoluzione francese il territorio francese era stato diviso in dipartimenti, cioè non più una struttura feudale legata a possedimenti nobiliari, ma ben precisi dipartimenti che sono sostanzialmente le nostre province, a capo delle quali mette dei rappresentanti diretti del governo, nominati direttamente dal governo, ovvero i prefetti, che sono lo strumento della centralizzazione dello Stato, cioè i prefetti sono la cinghia di trasmissione fra gli ordini che arrivano da Parigi e farli rispettare sul territorio. Ancora oggi anche noi in Italia abbiamo i prefetti, benché successive riforme decentranti hanno tolto ai prefetti molti dei loro poteri. Però per farvi capire quanto la riforma amministrativa di Napoleone in realtà poi
prosegue nel corso della storia. In Italia abbiamo una struttura amministrativa molto simile a quella pensata da Napoleone. La seconda riforma importantissima è l'istruzione pubblica. La rivoluzione francese aveva tolto alla Chiesa, il giurisdizionalismo del secolo precedente aveva tolto alla Chiesa il monopolio dell'istruzione. Napoleone lo prende, ne fa partecipe al 100% lo Stato di questa istruzione dei cittadini e si inventa i licei. Licei, cioè delle scuole altamente professionalizzanti che dovevano offrire una cultura generale di alta qualità ai futuri dirigenti dello Stato, cioè dai licei doveva uscire la classe dirigente dello Stato, ovviamente fedele allo Stato. La terza riforma è l'assistenza sociale e sanitaria. Nasce un primo nucleo di Stato assistenziale, cioè uno Stato che assiste sotto forma di intervento diretto nel controllo e nella prevenzione delle situazioni difficili dal punto di vista sociale e medico, aiuti ai disoccupati, aiuti a situazioni di infortunio, di malattia, aiuto nel prevenire le malattie, il cosiddetto Stato assistenziale, cioè che assiste i suoi cittadini. L'ultimo e più importante, forse, riforma di Napoleone è l'introduzione del codice civile, ancora oggi famoso come codice napoleonico, cioè un codice amministrativo che riformasse e organizzasse per filo e per segno nei minimi dettagli tutta la vita dei cittadini e quindi della società. Per la prima volta un unico codice che dettava leggi in norma di singolo cittadino. Ma non è solo un'epoca di riforme, è un'epoca anche di guerre. Napoleone ha bisogno di vincere guerre per potersi dedicare alla sua situazione interna. La prima guerra che viene fatta è una nuova guerra contro gli austriaci. Questa volta gli austriaci vengono sconfitti in una cittadina vicino ad Alessandria, a Marengo. Si arriva alla pace di Lunéville, con la quale l'Austria rinuncia definitivamente all'Italia e riconosce le repubbliche giacobine instaurate dai francesi. Altro motivo di pacificazione interna era rappacificarsi per l'appunto con la Chiesa di Roma. In questo caso Napoleone con Papa Pio VII firma un concordato, quindi un reciproco riconoscimento. Napoleone garantiva dei diritti alla Chiesa Cattolica e in cambio la Chiesa Cattolica riconosceva la Repubblica Francese. Se vi ricordate, il Papa riconosceva esclusivamente gli stati retti da un monarca messo lì per volontà divina, quindi era un grande passo in avanti. Nel 1802 Napoleone propone una nuova Costituzione, la Costituzione dell'anno decimo, con la quale il consolato diventa consolato a vita, quindi non è più un consolato a tempo determinato, ma sostanzialmente a Napoleone viene riconosciuta la possibilità di gestire lo Stato francese con poteri assoluti per tutta la sua vita e soprattutto gli viene data la possibilità di designare un erede. Praticamente una sorta di monarchia non dichiarata, ma sostanziale. Questa monarchia sostanziale si trovava a gestire con poteri assoluti lo Stato francese. Seconda fase, fine della fase del consolato, inizio della fase imperiale. Oramai Napoleone può designare un erede, ha poteri assoluti, è console a vita. Si tratta di passare da questa figura del console, che era una figura di età repubblicana romana. Napoleone si rifarà moltissimo alla storia romana, alla Repubblica e all'impero, tanto che, esattamente come nella storia romana, Napoleone pone fine alla Repubblica francese e si fa nominare con un nuovo plebiscito, il terzo, nel 1804, imperatore dei francesi. Viene redatta l'ennesima nuova Costituzione, Costituzione dell'anno decimo, che sancisce la nascita dell'impero francese. Pio XII venne chiamato a incoronare Napoleone, il quale però fece un gesto simbolico ma molto forte, prese la corona dalle mani del Papa, quasi a testimoniare che non era più Dio a incoronarlo, ma egli stesso, la sua forza di volontà e il suo desiderio, si incorona la moglie imperatrice. Quindi nel 1805 anche la Repubblica Italiana, le famose Repubbliche Sorelle che abbiamo visto nella Rivoluzione Francese, si trasforma in Regno d'Italia.
Questo però mette nuovamente gli stati europei sul piede di guerra. Sempre nel 1805 si forma la terza coalizione antifrancese che obbliga Napoleone dopo 5 anni a ricominciare la guerra. Sono guerre da questo momento in poi estremamente di grande successo. In ottobre sconfigge gli austriaci nella battaglia di Ulm. In dicembre, nella battaglia di Austerlitz, la battaglia dei tre imperatori, sconfigge l'imperatore austriaco e l'imperatore russo che erano direttamente presenti alla battaglia. È la battaglia più importante, quella che segna il definitivo dominio di Napoleone sull'Europa. La successiva pace, successiva alla battaglia di Austerlitz, annette al Regno d'Italia anche il Veneto, che era ancora all'Austria, e la Dalmazia, mentre sul Regno di Napoli vengono scalzati i Borboni e viene messo sul trono il fratello di Napoleone, Giuseppe Bonaparte. Nel frattempo, però, Napoleone progetta l'invasione dell'Inghilterra. Ultimo nemico rimasto, difficilissima isola da conquistare, l'avevamo già visto con Filippo II e Elisabetta prima. Progetta l'invasione dell'Inghilterra, bisogna sconfiggere, esattamente come 200 anni prima, la flotta inglese. Si trova di fronte nuovamente ammiraglio Nelson, Orazio Nelson, che l'aveva già sconfitto nella baia di Aboukir, e un'altra volta nella famosa battaglia di Trafalgar. Se oggi andate a Londra, Trafalgar Square è la piazza più importante di Londra, la flotta francese viene distrutta. Napoleone è costretto a rinunciare al sogno di conquistare l'Inghilterra. Nel 1806 è la Prussia, il piccolo regno di Prussia, questa volta si mette lui a capo della quarta coalizione antifrancese, ma anche in questo caso non c'è fortuna. Napoleone è troppo forte, era un abilissimo stratega. I prussiani vengono sconfitti a Jena e l'imperatore del Sacro Romano Impero, l'imperatore d'Austria, è costretto a rinunciare al trono imperiale. Scompare l'impero austriaco, l'impero asburgico. L'imperatore austriaco viene costretto a nominarsi re d'Austria, quindi sostanzialmente a declassarsi. E in più gli stati tedeschi, che erano dominati dall'Austria e dalla Prussia, entrano sotto una sorta di protettorato francese. Vedete qui un'immagine con l'impero francese, che va dalla Francia all'Olanda e Roma, tutti gli stati fratelli, diciamo, le famose repubbliche sorelle, ma il Regno di Spagna, i regni italiani, la Confederazione del Reno, e gli stati alleati. L'Austria, oramai sconfitta, era entrata sotto al dominio francese. Sostanzialmente Napoleone a questo punto è al massimo del suo potere, è completamente padrone dell'Europa, rimane sempre e solo due stati da sottomettere: l'enorme impero russo, qui nell'estremo est, e il Regno d'Inghilterra. A questo punto Napoleone impone all'Europa il blocco continentale nei confronti dell'Inghilterra. Cosa vuol dire? A tutti i porti europei viene vietato di commerciare con le navi inglesi, cercando così di mettere in ginocchio l'economia inglese. Non ci riesce, vedremo successivamente, perché l'Inghilterra aveva modo di approvvigionarsi, di commerciare comunque con le colonie, mentre l'Europa, che dipendeva per certi versi dal commercio con l'Inghilterra, che ne risulta più indebolita. Questo blocco continentale doveva funzionare però se ci fosse stata dentro anche la Russia in questa alleanza, mentre la Russia rimane ancora nemica. A questo punto Napoleone decide di attaccare i russi e li sconfigge a Eylau e a Friedland. Così lo zar di Russia, Alessandro, che già era un ammiratore di Napoleone, entra anche lui nel sistema politico francese. Ogni contatto inglese col continente era bloccato. Però, come abbiamo detto, l'Inghilterra non ne esce così tanto indebolita. Ultimo tentativo in quest'epoca di totale assoluto dominio napoleonico ci fu nel 1809 con la quinta coalizione antifrancese. Napoleone vinse l'ennesima battaglia, la battaglia di Wagram, che portò come risultato ad aumentare ulteriormente le province dell'impero napoleonico. Vennero annesse anche le province illiriche, cioè tutta la zona di costa che segue la costa adriatica sul lato non italiano.
Fra il 1810 e il 1812 l'impero raggiunge la sua massima estensione. Ma c'è un punto debole che è sempre l'Inghilterra. Questo blocco continentale, vedremo, colpirà soprattutto la Russia, che era il principale cliente, il principale partner commerciale dell'Inghilterra. Ma facciamo un attimo di pausa fra guerre, battaglie e coalizioni e vediamo un po' come Napoleone in questi 15 anni trasforma l'Europa. Un esercito di cittadini fortemente motivati. La leva di massa che era stata introdotta, avevamo visto, nella Rivoluzione francese, aveva permesso di sviluppare un nuovo tipo di esercito. Aveva mostrato come la carriera militare potesse essere per il popolo una scelta ottima, una delle migliori scelte per poter avanzare socialmente. E inoltre i soldati che facevano la leva erano estremamente motivati ad esportare gli ideali della Rivoluzione francese. Quindi questi eserciti francesi che invadono l'Europa portano con loro gli ideali della Rivoluzione. Gira addirittura la leggenda che, esattamente come i primi apostoli girassero col Vangelo, i primi cristiani girassero col Vangelo in mano e avessero portato il cristianesimo nel mondo, così i soldati francesi giravano con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. La seconda di cui abbiamo già parlato è la riforma amministrativa, il codice civile. Queste riforme napoleoniche vengono adottate in tutti gli stati gemelli e rimangono come patrimonio, non verranno neanche più abbandonate in molti stati nel momento in cui Napoleone verrà sconfitto e si ritornerà all'ancien regime, ai vecchi monarchi. Queste riforme amministrative erano talmente efficaci che non verranno più abbandonate. Ma soprattutto Napoleone cosa esporta? Lui voleva un'Europa unita sotto la Francia. In realtà l'esportazione di questi grandi ideali di libertà e il crollo dei grandi imperi fa sì che nasca negli stati conquistati da Napoleone un nuovo sentimento, il sentimento che poi farà parte di tutto questo secolo, il sentimento nazionalista e indipendentista. Il risorgimento nascerà sulle ceneri dell'impresa napoleonica. Ultima fase. Abbiamo visto tra il 1800 e il 1812 Napoleone è padrone dell'Europa. A questo punto il blocco continentale però entra in crisi, la Russia si stacca dall'alleanza con la Francia e ritorna alleata dell'Inghilterra. A questo punto Napoleone prepara una spedizione punitiva. La vediamo qui in questa immagine. Prepara un esercito, questa è l'Europa napoleonica, prepara un enorme esercito di 650.000 uomini, un esercito di una enorme per l'epoca, e parte con lo scopo di punire la Russia traditrice. Fa una breve, il suo e la sua idea era di fare una breve campagna, andando dentro nell'impero russo, conquistando Mosca, sconfiggendo definitivamente lo zar e incamerando anche la Russia nella zona di influenza francese. Ma i russi non accettano battaglia, indietreggiano, applicano la tattica della terra bruciata, ovvero distruggono tutto ciò che Napoleone andrà a conquistare. Quindi Napoleone, che non era preparato a una battaglia, a una guerra molto lunga, non era preparato all'arrivo dell'inverno e soprattutto non riesce a sostenere le linee di rifornimento che dall'Europa dovevano permettergli di mantenere questo esercito enorme, perché i russi attaccano le retrovie con la loro famosa cavalleria, i cosacchi, si trova costretto in pieno inverno a fuggire velocemente cercando di rientrare nei suoi territori. Arriva a conquistare Mosca, la trova distrutta dalle fiamme, ma a un certo punto non c'è più cibo. Bisogna ordinare una frettolosa ritirata. Viene abbandonato tutto, armi, cannoni. L'esercito francese cerca di ritirarsi in mezzo al freddo e al ghiaccio e al fango. E i russi contrattaccano. La cavalleria cosacca trasforma questa ritirata in una rotta, cioè in una fuga improvvisata. Dei 650.000 soldati partiti soltanto 100.000 rientreranno in Francia, gli altri moriranno sul suolo russo. A questo punto Napoleone è senza più forze, senza più energie, è debolissimo, è il momento massimo della sua debolezza. Negli altri stati si riforma la speranza di poterlo sconfiggere, si forma la sesta coalizione antifrancese, che sconfigge per la prima volta i francesi di Napoleone a Lipsia, battaglia di Lipsia, la battaglia delle nazioni viene chiamata, perché tutte le nazioni d'Europa approfittano della debolezza di Napoleone per attaccarlo, nell'ottobre del 1813. Gli eserciti stranieri riescono addirittura a invadere la Francia e occupano Parigi. Napoleone è costretto ad abdicare.
I vincitori non lo puniscono severamente, gli affidano il possesso dell'isola d'Elba, vicino alla Toscana, e sul trono di Francia rimettono un discendente dei Borboni, Luigi XVIII. Ma Napoleone, pochi mesi dopo, il 1 marzo del 1815, fugge dall'isola d'Elba e sbarca sulle coste francesi. Luigi XVIII gli manda contro un esercito per fermarlo, ma i suoi soldati ritornano a combattere con lui. Le potenze europee a questo punto, dopo che Napoleone ha ripreso il potere in Francia, non vogliono permettergli di riorganizzarsi, benché lui cerchi con la diplomazia di mantenere il potere. Si decidono a spazzarlo via definitivamente e si forma la settima coalizione antifrancese. Nella famosa battaglia di Waterloo del 18 giugno del 1815, Napoleone viene sconfitto. Un esercito composto di prussiani e inglesi guidati dal duca di Wellington lo sconfigge a Waterloo. Napoleone viene deportato questa volta non più vicino al territorio francese, ma a Sant'Elena, quest'isoletta sperduta nell'Oceano Pacifico vicino all'Africa, dalla quale era impossibile sfuggire, e dopo essere stato 6 anni in prigionia su quest'isola, muore il 5 maggio del 1821, alla fine dell'età napoleonica. Avete qui un paio di documenti, le solite domande, e due documenti, un brano, un piccolo brano, una poesia che ci fa riflettere su che libertà portassero i francesi, da un sonetto di Lazzaro Papi, e una lettera di Napoleone a Eugenio Bernau, spero che si dica così, Bernau, nella quale si lamenta del fatto che gli italiani non vogliono accettare le leggi da lui proposte. Avete come al solito i documenti video da guardarvi e degli approfondimenti su internet. Buono studio a tutti.